Succede che oggi inauguriamo la prima parte di un progetto più ampio che io chiamo Prendersi cura del bambino, cioè rendere l'ambiente di chirurgia pediatrica, adatto al bambino. E quindi oggi inauguriamo una prima parte di questo progetto, cioè il corridoio che è stato colorato secondo le esigenze dei bambini. Infatti noi ci prendiamo cura del bambino, quindi oltre a rendere l'ambiente adatto per il bambino, quindi colorato, bello, gioioso come deve essere, ci prendiamo cura anche della famiglia, quindi facciamo in modo che diciamo, la degenza della mamma e quindi del bambino sia più confortevole possibile. Ora il progetto continua colorando e cercando di colorare tutte le stanze che siano adatte per il bambino. La cosa più bella che hanno detto i bambini è stata ai genitori: mamma, perché non posso avere io questi disegni a casa, nella mia stanza? La spazialità, quindi non si sentisse rinchiuso in un corridoio, ma avesse la possibilità di vedere un paesaggio inserito in un mondo fantastico, cioè fare in modo di portarlo proprio in un altro mondo. Il lavoro è stato molto lungo perché sono stati 4 mesi abbastanza intensi, perché comunque abbiamo dato tutto un fissativo alle pareti, poi l'aggrappante, insomma è stato un lavoro molto laborioso. E poi niente, abbiamo creato tutti questi disegni così a fantasia nostra e niente, abbiamo cercato di rendere tutto più luminoso, più accogliente per i bimbi, che hanno partecipato anche loro comunque. Ci sono stati dei bambini curdi che ci hanno aiutato a dipingere, sicché insomma è stata anche bella un'esperienza. Si è visto in questi giorni che i bambini col genitore in collo e facevano vedere le tazzine, la formichina, sicché è stato anche un po' un passatempo per loro che comunque devono stare molto tempo chiusi qui, quindi insomma è stato molto bello. Ecco. Soddisfazione, cioè, vabbè, tutti i complimenti che si è preso e che effettivamente, cioè, non ci si aspettava che piacesse così tanto, che siamo veramente molto soddisfatti. La soddisfazione di aver creato un ambiente più accogliente, più divertente, insomma, più leggero, perché quella è, cioè, la bellezza è dire almeno un bambino quando viene qui non c'è. Il corridoio dell'ospedale che a volte è anche abbastanza terrificante, insomma. E poi aver creato qualcosa che è di nostro, ecco, proprio a nostra fantasia, quello ci ha dato molta soddisfazione. Now we try to buy you.